Jasmine Carisi ospite a Uno Weekend. Lo scorso fine settimana, in occasione di una nuova puntata di Uno Weekend con Anna Falchi e Beppe Convertini, sono INTERVIENTALBANO e la figlia Jasmine Carisi. Ricordiamo che i due sono stati esclusi dalla seconda edizione di The Voice Senior. Il maestro è stato rimpiazzato nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle 16. Mentre la quintogenita, dopo voci di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello VIP 6, al momento è ferma ai box anche se sogna di fare un talent di canto tipo Amici o X Factor. La grande passione per la musica. Dopo aver parlato a lungo il padre Albano, a Uno Weekend ha preso la parol a Jasmine Carisi. La 20enne salentina ha sottolineato che due punti: la musica è una passione che ho sempre avuto, ed è stato difficile svilupparla per via del cognome forte che porto. Sono molto legata ai valori, ma punto tanto sul futuro. Noi Carisi abbiamo sempre dato molta importanza alla famiglia, al dirci tutto e all'aiutarci a vicenda. Jasmine Carisi vorrebbe partecipare ad un talent show. Dopo aver ripercorso la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior insieme al padre dicendo: due punti, ho trovato grandi professionisti, è stato divertente e pazzesco per me, ho vissuto le emozioni a mille virgola. Jasmine Carisi ha confessato che parteciperebbe a un talent di natura canora. Tuttavia, la 20enne salentina ha fatto sapere che questo format di programma le abbia sempre fatto molta paura, ma sarebbe una grande sfida. Gli idoli della figlia di Loredana Lecciso. Punto di domanda: cerco di seguire lo stile di Ariana Grande e Justin Bieber, due leggende. Albano RIGUARDO ballando con l'STELL e ha detto: due punti, ho sempre visto gli altri ballare, quando capivo che erano molto più bravi di me, mi fermavo. Erano anni che con Milly Carlucci parlavamo di una mia partecipazione al programma. Ma io ero titubante, perché ho paura di fare crollare tutto quello che ho costruito.